Allora, in realtà sei un po', sei stato un po' adesso, io vi racconterò qualche cosa di quello che sono le mie esperienze, poi neanche vi posso tramandare chissà che sapere. Io sono anch'io come Gabriele, un consulente casa prima, uscito dalla prima generazione, dai primi corsi, e per cui diciamo che rispetto magari a chi comincia oggi ho fatto qualche intervento durante questi 10 anni o più di vita lavorativa. E poi diciamo che io sono un individuo un po' strano, nel senso che mi annoio a fare sempre le stesse cose, per cui io nasco come strutturista, vivo come impiantista e faccio anche i dettagli costruttivi, perché nel mio studio ci occupiamo, c'è anche chi si occupa della parte architettonica, quindi ci occupiamo un po' della questione a tutto tondo. E quindi sono riuscito a fare un po' di esperienze in questi anni su varie problematiche, anche sbagliando, perché senza dubbio i primi errori li ho fatti a casa mia, per fortuna. Ecco, allora siamo qui a parlare di queste cose, adesso una piccola introduzione, perché sapete benissimo tutti, adesso poi questi dati sono un po' anche vecchi, magari, però è chiaro che il peso che ha oggi l'edilizia all'interno di quelli che sono i consumi energetici di una nazione piuttosto che dell'Europa intera sono molto rilevanti, si avvicinano al 40%, perciò siamo qui a parlare di queste cose e siamo qui a parlare normalmente di involucri edilizi. E a noi consulenti della prima generazione poi diciamo che ci era stato raccontato che era tutto l'involucro quello che contava. E anzi la certificazione era solo sull'involucro ed è una cosa vera, però man mano questo involucro diventa così prestante e diventa sempre più vicino a quello che ci chiedono oggi le direttive europee, cioè di realizzare degli edifici a consumo quasi zero, e riprendono molto molto piede anche tutti gli aspetti impiantistici, e adesso vedremo un attimino perché. Quindi voi queste le immagini le avrete viste già magari decine di volte, di quelle che sono le varie dispersioni all'interno di un involucro. Quindi è l'involucro che ci fa avvicinare, non possiamo fare un edificio energia quasi nulla pensando di lavorare solo sul fotovoltaico, tutte queste belle cosine che si possono andare a mettere. Non si tratta di produrre energia, ma si tratta prima di cercare di consumarne meno. Poi quel poco che resterà da produrre, un modo per produrla in un modo più o meno conveniente lo troveremo sicuramente. Magari sarebbe bello riuscire anche a non averne bisogno del tutto. E allora ecco che cosa facevamo noi prima. Perché quando siamo partiti qualche anno fa stavamo edificando, adesso purtroppo questo è in PDF e non fa tutta la scena che doveva fare, perché doveva uscire a pezzettini con le musichette, con le cose, quindi magari stavate un po' più attenti senza addormentarvi. Però è chiaro che noi ieri, adesso questi non prendete questi numeri come oro colato, però un ordine di grandezza è questo. È quello che vedo succedere io tutti i giorni nei miei cantieri, parlando con i colleghi, guardandomi in giro, no? Ieri facevamo edifici che avevano fabbisogno 300 e ci perdevamo 5 per strada, con le tubazioni, con le regolazioni, con tutto quello che ha raccontato prima l'ingegner Rondoni, è che oggi l'agenzia tende ad andare a porre l'attenzione anche su queste cose. Cosa succede? Oggi siamo arrivati ormai a fare degli edifici che l'ordine di grandezza è quello del 50, però purtroppo gli impianti stiamo ancora facendo impianti che si perdono per strada a 5. E domani mattina le direttive europee ci chiedono di fare edifici che probabilmente avranno un fabbisogno intorno a 15, ma noi stiamo continuando a fare impianti che per strada ci perdono 5. E per cui cosa succede? Succede che questo 5 adesso pesa il 30% però. E quindi per esperienza personale mi è già capitato di arrivare in situazioni dove abbiamo casa clima classe A, involucro perfetto, funziona benissimo, poi quando vai a vedere i consumi reali non ci siamo, non tornano con i numeri guardando la bolletta. E perché oggi l'agenzia pone l'attenzione sulle pompe di calore,
perché oggi che diventano praticamente obbligatorio per soddisfare la questione delle rinnovabili, installare delle pompe di calore, uno comincia, mentre prima faceva l'involucro e poi con la caldaia a gas che aveva, diceva oh, funziona tutto benissimo, guarda qua come risparmio, e non si accorgeva di tutte quelle altre cose che vi ha fatto vedere prima l'ingegnere Rondoni, perché andavano sul contatore dell'energia elettrica e uno diceva funziona tutto perfettamente, guarda, ho fatto un intervento di riqualificazione, la casa è passata da consumare da così a così, però non è mica vero, perché poi si perdeva tutta la parte che andava nella parte elettrica. Oggi con la pompa di calore uno tende ad avere un contatore, perché magari non fa neanche più l'installazione del gas e ci mette la piastra in funzione, e si rende conto e dice oh, come mai? Ma il committente stesso fa la svelta a fare i conti, perché si trova in mano il kilowattora e dice com'è sta storia che dovrà consumare tot kilowattora metro quadrato all'anno, mi trovo una roba, un numero che è totalmente diverso, perché si accorge che tante parti dell'impianto fanno parte anche se i consumi sono elettrici, ma in realtà sono da attribuire all'impianto di riscaldamento o di condizionamento. Per cui ecco che torna sempre di più questa questione fondamentale del progetto integrato, e cioè queste cose qui non si possono demandare, no? Normalmente succede così, ma ancora in tanti posti anche adesso, cioè no? Uno fa il suo progetto, c'è qualcuno, va col committente, gira, poi all'ultimo si dice ah già, fammi la legge 10 un attimo, che c'è da fare la legge 10 perché sennò non mi danno la concessione edilizia. E poi, ma sì, dopo quelle cose lì deve vedere il termotecnico, non è che sono mica io che devo vedere queste cose qui, sbagliato, perché queste cose qui bisogna vederle tutte insieme dall'inizio, perché altrimenti non si riescono a raggiungere certi livelli di prestazione che possono avere questi edifici, se no restano semplicemente sulla carta e non arriveranno mai nella bolletta del committente, che continuerà ad essere elevata. Chiaramente quindi noi andiamo a realizzare degli impianti che hanno diverse finalità, non dimentichiamoci anche queste che ci sono, quindi dobbiamo tenere sotto controllo un sacco di cose, ma l'ambiente e l'utente sono due delle finalità principali che dobbiamo tenere sotto controllo, a mio avviso, perché l'utente finale è quello che poi deve stare bene in questa casa, perché non è che dobbiamo fare la casa che poi deve avere una bella targhetta e che dice che siamo stati bravi noi a fare questa casa. Dobbiamo realizzare una casa in cui è la massima soddisfazione è il cliente che viene a dirti oh, ma sai che questa casa qui funziona veramente e mi trovo veramente bene, indipendentemente dalla targhetta che ho raggiunto. E l'ambiente, perché probabilmente posso andare a cercare di soddisfare questi fabbisogni con più o meno impatto. Oggi gli edifici che andiamo a realizzare adesso, gli impianti che andiamo a installare, tutto ciò che andiamo a fare avranno un impatto per i prossimi 20-30 anni, per cui magari anche di più, perché tanti edifici sono anche molto più vecchi, per cui dobbiamo pensare bene a tutte le scelte che facciamo, e ahimè dobbiamo fare anche i conti con i soldi, però io cerco sempre di avere una visione un po' più ampia, di cercare di riuscire nel limite del possibile, nel limite delle tasche del cliente, di fare delle scelte che siano anche indirizzate ad un futuro che così vicino non è, e non si può sempre toccare solo esclusivamente in termini di costi-benefici, facendo i conti in tasca solo e strettamente in un insieme che è quello del portafogli del cliente, perché c'è anche un portafogli della collettività che non sempre va d'accordo con quello solo del cliente. Però noi tecnici possiamo riuscire a dare qualche cosa. Quindi l'impianto di climatizzazione che andiamo a realizzare deve soddisfare queste esigenze, quindi dobbiamo dare del benessere termico, dobbiamo dare una qualità dell'aria e dobbiamo cercare di stare attenti a quello che è il consumo energetico e le emissioni in atmosfera. Abbiamo già detto che è importante per far questo avere un involucro prestante, però ecco che allora oltre a queste questioni dobbiamo poi andare a vedere in generale qual è il benessere all'interno degli ambienti, e di questo benessere fa parte poi anche la qualità dell'aria. Quindi quando prima abbiamo visto che nella direttiva impianti c'è tutto questo grosso aspetto
che riguarda la ventilazione meccanica. Io, per conto mio, dico, al di là dell'aspetto energetico che andiamo a vedere, oggi in un ambienti, in edifici come questi, che hanno queste prestazioni, che hanno involucri così prestanti, così ben realizzati, sigillati, dalle quali non esce niente, non si possono realizzare senza un impianto di ventilazione meccanica, perché a mio avviso ne va di quella che è la qualità dell'aria interna, e ci sono già studi che dicono che magari vanno a creare panico su queste cose qui, perché già si leggono sulle riviste, sono stati condotti studi in Inghilterra da università inglesi in cui dicono gli edifici ad alte prestazioni energetiche fanno male la gente, gli danno da problemi che chi deve studiare non riesce a stare attento perché ha poco, la qualità dell'aria interna non gli consente di mantenere la concentrazione, si ammala di asma, si ammala di qui, allora cose che possono essere tutte vere ma non sono vere in generale. Da questo cosa se ne deduce? Che c'è senz'altro la necessità di avere questo impianto di ventilazione meccanica. Non possiamo cercare di realizzare un edificio da cui non esca niente per non perdere energia e poi non pensare di avere una qualità dell'aria interna che ci consenta di viverci correttamente all'interno, cosa che prima ce l'avevamo anche senza pensarci, perché le finestre non avevano nemmeno le guarnizioni. E quindi gli 0,5 volumi ambiente ora di ricambio che cita la normativa, magari se ne cambiavano anche due o tre, anche senza nessun impianto. Per cui bello sarebbe, il migliore impianto che possiamo fare è non realizzarlo affatto, a patto di mantenere la qualità dell'aria interna. Detto questo, cosa facciamo per andare a realizzare? Vabbè, poi qui ancora sottolineavo sempre questa questione della qualità dell'aria. Quindi, andando a parlare di quelle che sono le possibilità che abbiamo per realizzare impianti all'interno dei nostri edifici, dobbiamo tenere presente, intanto l'impianto, come abbiamo visto, va progettato insieme all'involucro, quindi va interpellato subito il termotecnico, e poi bisogna vedere un attimo, perché comunque, come dicevamo prima, non possiamo demandare al termotecnico la progettazione dell'involucro semplicemente perché il termotecnico fa il calcolino di quelle che sono le dispersioni termiche, perché la maggior parte dei termotecnici non sa nemmeno come si costruiscono gli edifici, per quella che è la mia esperienza almeno, perché ci si ritrova in contatto con dei colleghi che sono di estrazione meccanica, magari, non lo so, magari anche tu sei di estrazione meccanica, però questo non vuole essere dare contro i meccanici, però la maggior parte dei termotecnici che trovano in giro non sa nemmeno quali sono le tecniche costruttive di un edificio, e ha imparato a calcolare le portate nei tubi, le portate nei canali dell'aria, a fare tutte queste cose qui molto bene. Qualcuno magari ha imparato anche la regolazione, non tutti, perché sulla regolazione anche lì c'è da stendere un velo pietoso. E quindi cosa ci ritroviamo? A dare in mano a una persona che non è mica detto che perché è termotecnico e faccia il calcolo, perché la finalità con cui si fanno i calcoli della legge 10 dal punto di vista del termotecnico è semplicemente per dire qual è la potenza della caldaia che ci metto, qual è la potenza del generatore di calore, poi tutto il resto. Per cui l'involucro invece è una cosa che va progettata ad opera del progettista architettonico. Quando arriviamo comunque agli impianti, dobbiamo tenere sotto controllo, come si vedeva prima, tutti questi sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione, accumulo se vogliamo, no? Che sono tutte quelle parti in cui posso andare a perdere energia. Posso andare a perdere energia, e le perdite che ho, poi vediamo due conticini senza tediarmi troppo con i conti, perché non sono quello dei conti, io farei volentieri a meno, però vediamo dei conticini dove ci dicono che esattamente in questo tipo di edifici questi numeri qui diventano molto 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 importanti, per cui non possiamo trascurare, non possiamo fare edifici in cui facciamo un cappotto da 20 cm e, scusami, non possiamo fare edifici con un cappotto da 20 cm e mettere l'isolante del DPR 412, è troppo poco. Secondo me
vi invito a fare un giretto per i paesi, vabbè, magari i climi sono un attimino diversi, ma se passiamo il Brennero e ci fermiamo a Innsbruck e vediamo qualche impianto solare sui tetti delle case di Innsbruck, e vediamo che sul tubetto così c'è un isolante grosso così, perché comunque l'incidenza che poi su questo tipo di edifici hanno le perdite all'interno di una tubazione, ad esempio, sono tantissime, sono elevatissime e diventano, possono arrivare ad avere lo stesso ordine di grandezza del fabbisogno dell'involucro, a seconda di come ci andiamo a comportare in fase di progettazione. Ovvio che non può essere che la progettazione la fa l'idraulico, perché sennò veramente l'ordine di grandezza delle perdite è lo stesso dell'involucro. Quindi tutto questo concorre ad andare a creare quello che è il rendimento del mio impianto. Quindi poi possiamo andare a scegliere il nostro generatore di calore. Oggi le pompe di calore, abbiamo detto, sono quelle che vanno per la maggiore. Una volta che abbiamo fatto l'involucro, che prendiamo un involucro che consumava 10, noi possiamo metterci dentro un apparecchio che ha un certo rendimento di produzione e più o meno elevato, passando da caldaia, condensazione o meno, a pompe di calore, e però rimane sempre nella mia mente il fatto, e dovrebbe rimanere nella mente di chiunque, che comunque io posso prendere quel 100 e farlo diventare 10 prima di pensare a che impianti metterci dentro. Però poi quando l'ho fatto diventare 10 diventano molto importanti anche questi altri numeri. E oggi diventano molto più... questa cosa è sottolineata anche dai regolamenti europei, citati qui, che non fanno nient'altro che sottolineare questa cosa dicendo: attenzione, che sono entrati in vigore a ottobre di quest'anno, e ci dicono che gli apparecchi che servono per la produzione del calore, per il riscaldamento, piuttosto che apparecchi che servono per la produzione di calore, per l'acqua calda sanitaria, dovranno essere marchiati con un'etichettatura energetica che fa sì che avremo a comparare la nostra caldaia, e ci sarà la nostra caldaia che avrà sull'etichetta A, B, C, come quando andiamo a comparare i frigoriferi. Quindi perché? Perché questa cosa qui diventa sempre più importante, e non solo. In questi regolamenti si vanno a porre dei limiti anche su quelle che sono le emissioni soprattutto di ossidi e di azoto, e questo porta a che cosa? Porterà, non ve ne, per il momento magari non ci siamo ancora resi conto della cosa, ma in commercio tra poco, cioè dal 26 di ottobre, le caldaie saranno solo a condensazione, le caldaie a gas. Perché? Perché questi regolamenti pongono dei limiti talmente restrittivi su quelle che sono le emissioni, che non sarà possibile installare delle caldaie di tipo tradizionale. Altrimenti non riusciamo, ma non è che non sarà possibile installarle, non sarà possibile acquistarle, perché non è possibile produrle. Per cui non lo troveremo più. E quindi allora due parole semplicemente su come funziona questa cosa qua. Dov'è? E questa, diciamo, è la spiegazione del perché andiamo in questa direzione. Perché con la caldaia a condensazione abbiamo dei rendimenti che non sono, in realtà, quando trovate il 100 e rotti per 100, non abbiamo inventato il moto perpetuo, per cui abbiamo rendimenti più alti di 1, no? O di 100, che vuol dirsi voglia, semplicemente sono riferiti al potere calorifico superiore o inferiore, e questa è la differenza nel perché e quali sono le perdite che abbiamo in una caldaia tradizionale attraverso il mantello piuttosto che attraverso il calore latente non recuperato e che se ne va attraverso i fumi. E quindi ecco che con la caldaia a condensazione abbiamo determinati vantaggi. Quindi abbiamo già detto che la caldaia a condensazione sparirà. Con la pompa di calore, due parole solo per capire di cosa stiamo parlando, ma perché? Perché dobbiamo porre attenzione, quando andiamo a scegliere questa pompa di calore, a quelli che sono questi famigerati COP che sono nominati, che ci sono su tutte le schede di materiali. Perché è importantissimo questo dato? Perché ci raccontano i costruttori, non tutti, bisogna, come diceva prima
l'ingegner Rondone bisogna tribulare per farsi dare i dati, parecchio, però con la maggior parte dei costruttori, però quello che andiamo, quando si prende una pompa di calore che ha un determinato COP, è facile anche confondersi su cosa stiamo andando a vedere, perché bisogna andare a vedere cos'è il contenuto all'interno di questo dato che ci viene dato, quindi bisogna vedere in che condizioni ci viene dato questo dato e quindi e che cosa contiene, perché se poi è il dato istantaneo di quando è stata fatta la prova, questo dato ha un significato molto diverso, perché è, diciamo tra virgolette, è facile ottenere magari anche in una macchina condensata d'aria un COP di 4, qualche cosa istantaneo, quando vado, però se poi questa macchina nel suo ciclo di funzionamento durante l'ora, un'ora, un ciclo che dura un'ora, sbrina 4 e nel momento in cui va a sbrinare mi va ad assorbire più energia di quella che mi fa, perché o perché c'è una scaldiglia per sbrinare o perché inverte il ciclo, comunque quando va a sbrinare assorbe energia, ecco che allora che devo andare a chiedere al costruttore, ma dimmi qual è il dato integrato nel ciclo, non il dato puntuale di quando hai fatto la misura lì, altrimenti in più. Poi questa macchina qui dentro magari è un circolatore, è un circolatore, e ok, questo circolatore che va a alimentare il mio impianto ad acqua, che potenza ha questo circolatore? Come funziona questo circolatore? È un circolatore a portata variabile o a portata costante? Quanto è grosso questo circolatore? E poi, questa macchina qui è una macchina compatta e la metto tutta fuori e entro da fuori con le tubazioni dell'acqua? Ci sono tutta una serie di problemi. Se la macchina è compatta e fuori, andiamo a vedere cosa ci dice il costruttore, come funziona sta macchina, com'è la regolazione di questa macchina. 90 su 100 succederà che tot minuti all'ora questo circolatore esterno partirà, anche se non serve all'impianto, partirà perché sennò si gelano i tubi stando fuori, se entra l'acqua da fuori. E allora cosa succede? Che negli esempi che dicevo prima, dove mi è capitato di trovare questi consumi così sballati rispetto a una casa prima, succedeva ad esempio che la pompa di calore non era dimensionata, se arrivano a 4 kW c'era una macchina da 25 kW. E poi questo circolatore che partiva un quarto d'ora ogni ora consumava più di tutto il fabbisogno dell'involucro edilizio durante tutto l'anno. Per cui loro arrivavano ad avere, invece che una casa prima, avevano la bolletta di o peggio. Per cui bisogna stare attenti a cosa andiamo a realizzare in questi impianti, proprio perché l'involucro è così prestante. Per cui gli errori che prima ci venivano perdonati al termotecnico, oggi la casa non li perdona più, la bolletta, il contatore non li perdona più, perché incidono troppo. E quindi ecco che abbiamo visto come scegliere questa cosa qua. Altra cosa importante, oltre all'aspetto di generazione, sul quale è stato posto attenzione anche all'interno del regolamento, è questa dispersione attraverso le tubazioni. Mi sono preso la briga di inventarmi questo calcolino tramite un fogliettino di Excel e fare questo calcolino che ho realizzato sulle curve, sui dati di Bologna. E da questo calcolino vedete cosa succede, che se vado a inserire queste tubazioni e vado a considerare 10 metri di tubo semplicemente di una pompa di calore che io ho messo fuori, compatta, quindi idronica, tutto fuori, non è splittata, quindi entro all'interno, devo fare 5 metri, non tantissimo, ce l'ho appena, vuol dire che ce l'ho in giardino e devo entrare 5 metri. 5 metri entro e ci metto questa tubazione, quindi 5 metri vuol dire un tubo di 10 metri, di 5 che va e uno di 5 che torna. Ci metto 19 mm di coibentazione, che sono già di più di quelli che chiede magari per questo diametro il DPR 412, eppure vado a perdere questi kilowattora in un anno. E magari sto realizzando però un edificio che ne deve disperdere 1500 in un anno, e io ne sto perdendo 211 per strada su un tubo, solo nel tubo che porta l'acqua da fuori a dentro.
È chiaro che non posso permettermi di avere questo tipo di dispersioni, perché e questo sto facendo 5 metri di tubo, ma quello che si vede normalmente arriva il committente: no, questo coso qui non lo voglio, mettimelo là in fondo perché fuori dai piedi, perché non ne voglio sapere. Se ho una macchina di tipo idronico e ce l'ho a 30 metri, cioè va a finire che perdo di più nel tubo e vado a scaldare il giardino invece che a scaldare la casa. Per cui, oppure classicamente la distribuzione nell'interrato a vista, sempre con, se va bene, 13 mm di isolante, quello da DPR 412 del tubo precoibentato. Per cui attenzione a queste cose qua, perché queste incidono tanto. E l'altra cosa è attenzione a dove li mettiamo questi tubi, perché tipicamente se dalle vostre parti, io li odio questi cosi qui, questi spy qui, infatti è una cosa che è il più possibile, però da qualche parte ci obbligano anche a noi, magari anche da voi obbligano le ASD con le questioni del radon. Comunque, e dopo è facilissima la tentazione di infilarli qua sotto. È una cosa stratosferica, cioè io faccio un involucro bene e poi faccio magari tirare 30 metri di tubo che mi parte da una parte e dall'altra, tutti sotto gli glu, dove se il vespaio è aerato ho la stessa temperatura che c'è fuori. Una follia questa cosa qua. Stiamo attenti, andiamo a piazzare, perché questa cosa qui viene richiesta spesso, cioè quando io mi trovo a vestire la casata del termotecnico e parlo con l'architetto di turno, questa è la cosa tipica. Spazio, mettiamoli lì sotto che così sono fuori dal piede. Eh no, piano un momento, se li mettiamo lì sotto è finita. E dopo l'altra cosa importante che si diceva prima, la regolazione, ecco. La regolazione importantissima, come diceva prima l'ingegnere Rondoni, bisogna che sia una regolazione sempre non così complicata, intanto perché sennò il committente fa in palla, perché la signora Maria stiamo progettando, non possiamo mettergli in una centrale nucleare che poi non è capace di, come, se deve cambiarsi la temperatura perché ha freddo e devi innalzare un attimo, cosa fa? Deve chiamare il termotecnico che gli dice no. Quindi deve essere il più possibile una cosa semplice anche che all'utilizzo da parte dell'utente, ma deve avere meno ausiliari possibili in giro, questo è verissimo. Dopodiché devo anche stare attento, perché dove servono gli ausiliari servono. Dovrò stare attento a che cosa? Se devo andare a mettere una valvola di regolazione che deve fare una certa funzione, dovrò stare attento ad esempio che magari la testa della valvola elettrotermica non sia una testa che deve rimanere permanentemente alimentata per far passare il flusso dell'acqua, ad esempio. O viceversa, devo fare in modo di adattare questa regolazione a quelle che sono le mie esigenze, in modo che anche l'alimentazione ci vada quando serve, non che per quando è a riposo l'impianto rimanga alimentato il pezzo elettrico lì così per niente, perché altrimenti questo qui è un consumo che mi ritrovo costante durante. E in questa cosa qui poi sono importantissimi. Adesso purtroppo qui non prende il telefono, volevo farmi una bella cosina così scimmica, perché oggi con pochi soldi si possono installare dei dispositivi di controllo anche su quelli che sono, ad esempio, i carichi di casa, in modo da gestirli correttamente, ma veramente con pochi soldi, e poi li vedi sullo smartphone. Io purtroppo appunto non prende bene qua la linea, con la team non riesco a farvi vedere, perché a casa ho provato a farlo. Ho installato un dispositivo di questo genere, per cui puoi riuscire a gestire semplicemente con 4 apparecchietti di un costo che arrivano a 400 euro, puoi arrivare, oltre ad avere sotto controllo di quella che è la produzione del fotovoltaico e vedere quello che sono gli assorbimenti a casa, lo vedi sullo smartphone, ma vedi anche lo stato dei contatti, lo vedi sullo smartphone, ma non è quello l'importante, è che puoi andare a gestire dei contatti che sono distribuiti, per cui cosa fai? Vai a mettere sulla presa della lavatrice un bel contattino dove gli dici, e lo programmi per dire: ascoltami, tutte le volte io metto lì la lavatrice in stand by, però tutte le volte che succede che il fotovoltaico supera i
300 watt di produzione, allora lo puoi far partire, se no no. E questa cosa qui, i 300 watt, li deve superare per almeno 20 minuti, perché non è che continua a fare. Per cui, e allora, poi, oppure, sono bresciano, quindi, guardate cosa succede, semplicemente in un impianto di questo genere, dove è un impianto a pavimento, che rendimento può avere? Questi qui sono i dati, anche questo è un altro cosino che mi sono inventato con Excel, dove quando i costruttori ti danno tutti i dati relativi alle rese e i vari COP a varie temperature, facendo quattro interpolazioni si riescono a tirare fuori questo dato qui, che è il COP medio stagionale, la stagione di riscaldamento. E allora, in un impianto di riscaldamento a pavimento, dove vado anche a parametrare la cosa in funzione di quella che è la temperatura esterna. Quindi vado a fare questa interpolazione e mi tiro fuori il COP se io ho una curva di progetto di funzionamento dell'impianto di questo tipo, in cui a meno 7 esterni, che è la nostra temperatura di progetto, mando l'acqua a 35, e invece quando sono a più 10, l'acqua ce la mando a 26-27 gradi. In questo caso ottengo questo COP. Con la stessa pompa di calore, se nessuno, quando arriva l'omino che deve fare l'avviamento della pompa di calore, dice che curva imposto, normalmente nessuno ci ha pensato, perché l'ha fatto l'idraulico, per cui nessuno ha detto che curva doveva impostare. Allora, l'omino è uno che è illuminato e fa una qualche cosa, però anche l'omino faccia una cosa di questo genere, e non ce la mette, nessuno l'ha imposta questa curva qua. Il COP cambia e diventa 3,94 per 16%, solo perché nessuno si è preoccupato di andare a impostare la curva. Capite che se ho un edificio che ha dei fabbisogni così bassi, devo per forza curare tutte queste cose, non posso lasciar perdere, perché altrimenti, se no, ecco che faccio la svelta, perdo il 30-40% nell'impianto. Perché tutte queste cose qui incidono tantissimo adesso, tutti questi errori che andiamo a fare quando andiamo a avviare gli impianti, quando andiamo a progettare gli impianti, quando andiamo a creare un passaggio nell'impianto, mi costano tantissimo, senza arrivare, vedi, poi questa, chi ha letto la rivista che non ha trovato, poi chi mostro della pompa o no? Chiaramente i circolatori sono un'altra cosa. Chiaramente i circolatori sono quella cosa che fa sì che il nostro consumo casalingo pesi più o meno, perché nonostante non sia la potenza maggiore che abbiamo installato in casa, è sicuramente uno degli apparecchi che fa per molto tempo, per cui avere un circolatore efficiente o avere un circolatore scarsamente efficiente cambia tantissimo i consumi nella bolletta. Provare per credere. Ventilazione meccanica controllata, abbiamo detto che lo scopo non è quello di avere, almeno dal mio punto di vista, se fate due conti, e adesso ve li faccio vedere, lo scopo non è certo quello di avere un risparmio energetico. Sto andando lungo, va bene. E allora cosa devo fare? Vabbè, il funzionamento lo sappiamo più o meno tutti ormai, come funzionano queste macchine. Sorvoliamo un attimo e arriviamo subito al dunque. E vediamo cosa posso recuperare attraverso una macchina che ha questo recuperatore energetico. Fatti i conti anche qui, dov'è che non mi ricordo se questi li ho fatti per Bologna, anche questi, con le temperature. Io di sì. Sì, Bologna, eccolo là. Allora, vediamo anche una macchina che ha un 75% di recupero. Io posso fare banalmente un calcolino e vedo che riesco a recuperare con una macchina che ha il 75% di recupero, che si calcola banalmente in questo modo, e vado a recuperare 3,24 watt per ogni metro cubo ora trattato dalla macchina. Ok? Teniamo presente questo numero, che vuol dire qua che posso arrivare, adesso non mi ricordo, questo qui si era fatto per 100 metri quadri, che arrivavo a un dato di recupero di 14, mi sa che è sempre l'edificio di prima, arrivavo a recuperare questi 14,21 kWh a metro cubo. E cosa succede? Succede che io posso avere diverse casistiche in base a come scelgo la macchina, per i quali
posso avere realmente installato un recuperatore energetico oppure ho installato un dissipatore di energia. E il confine è molto sottile. Perché? Perché basta, con 4 punticini, se io metto una macchina, come in questo caso uno, che ha una efficienza elettrica di 0,45 watt per metro cubo ora trattato, no? La potenza elettrica della macchina è 0,45 watt per metro cubo ora trattato, io trasformo tutto in energia primaria, con efficienza che mi sembra stavo qua, avevo usato 0,4 negli ultimi, arrivo a dire che ho un'energia primaria consumata di 1,13 watt per metro cubo ora trattato. Io vado a raffrontarlo a quello che era il mio recupero di 3,24 watt per metro cubo ora trattato. Ecco che allora devo stare attento, perché basta che arrivo a questo dato, a una macchina che ha 1,30 watt per metro cubo ora trattato, per cui ho il pareggio. Dopo diventa un dissipatore energetico. Per cui attenzione, perché in questo caso qui, ed era sempre fatto con il clima di Bologna, mi bastano 175 watt installati nella macchina, che vanno magari costantemente perché non si riducono, per arrivare ad aver installato un dissipatore energetico invece che un recuperatore. Per cui occhio alla macchina che andiamo a scegliere, anche a questi dati qui. Anche perché tutti questi dati qui, poi, per come è fatta la EN308, peggio è il dato elettrico, meglio è il recupero. Meglio senza il microfono. Sì, meglio senza il microfono. Per come è fatta la norma su cui si calcolano questi dati, cosa succede? Io misuro solo delle temperature all'ingresso e all'uscita e le faccio, se non si sente. Andando io a misurare solo delle temperature all'ingresso e all'uscita e facendo un banale rapporto, banalmente se io ho una macchina che è scarsamente efficiente, sembra che recuperi chissà che cosa, in realtà recupera tutto il calore che disperde il motore nella misura. Quindi occhio su quello che è l'efficienza elettrica del motore, altrimenti non ci siamo. Occhio a dove faccio passare le tubazioni. Adesso sì, ma mi sentono lo stesso. Perché occhio dove faccio girare le tubazioni, perché questo deve essere progetto, perché si diceva prima ci vuole il progetto anche della ventilazione. Senza il progetto della ventilazione, questo è un edificio dove non c'era il progetto della ventilazione. Questa è la ventilazione, è arrivato l'idraulico, ha detto quanti sono i metri cubi? Questi, ok, mettiamo allora una macchina da 350 metri cubi. Metri cubi ora, perché faccio diviso, sono capace anch'io a fare diviso due, no? E poi la mettiamo giù in centrale termica, perché così è fuori dai piedi, ma anche la centrale termica in questo caso era fuori dai piedi, nel senso che era fuori dal sedime dell'edificio, per cui le tubazioni le fanno uscire tutte da qua. E poi ha detto vabbè, ci butto su un bel tappetino isolante, perfetto, non succede più niente. Questa qui era una casa che aveva le pareti da 0,15 di trasmittà, tutto perfetto. Per cui questa casa qui aveva l'impianto di VMC come unica fonte di riscaldamento. Per cui cosa è successo? Mi hanno chiamato per dire, ma come mai non funziona? Io ho freddo dalla Madonna, ma io non riesco a riscaldare. E sono andato a fare una termografia del porticato da dove passavano le tubazioni. Questa è la termografia del porticato dove prima abbiamo visto che uscivano tutte le tubazioni. È chiaro che il porticato, adesso non mi ricordo se qua c'erano 5 o 6 gradi esterni, il porticato arrivava a queste temperature qua. Morale, l'aria partiva in centrale, perché poi erano state, poi peggio ancora, anche nel piano di calpestio di piano terra, le tubazioni erano qua perché non si poteva alzare per metterle sopra l'isolante. Tagliato l'isolante bellamente, e quindi sotto c'era l'interrato, quindi in morale partiva l'aria a 45 gradi in centrale termica, usciva dalle buchette a 16-17 gradi, per cui quando faceva freddo questi signori qui avevano qualche problemino. Questo erano solo due numeri, perché comunque bisogna dare dei minimi di ventilazione, almeno
Questi numeri vengono dalla DIN, se non mi ricordo male, dalla DIN 1946. Poi ce ne sono in giro un sacco, anche quella, la normativa italiana sta recentemente, cosa la 10.339, e deve essere cambiata recentemente, però ci sono dei numeri che secondo me devono andare al di là della storia dello 05 comunemente ora. Devono andare in funzione di quante persone ci sono qua, quante persone ci sono là, perché dobbiamo garantire la qualità dell'aria in questi edifici. Per cui volevo solo dire quelli. Infatti, ecco, questi sono i numeri che porta la 10.339 con le portate minime, quella ad ora in vigore. Poi cosa succederà quando la cambiano? Non lo so. L'altra cosa è chiaro che a questo punto tutto si deve chiudere, casa in legno, non casa in legno, tutto quello che volete, sarebbe bello chiudere tutto con un bel bravo test, perché sennò è inutile che faccio un impianto che ha recupero del 95%, recuperatore intalfici, e poi però l'aria di tratto è la metà di quella che c'è, perché l'altra metà se ne va per i vari spiffer che non ho considerato, perché sennò quella formula che vedevamo prima dove andavo a calcolare il recupero è fasulla. E